Abbiamo esaminato la campagna, passiamo alla modalità multiplayer. A me piace molto, infatti noi purtroppo abitiamo in un paese, non si può definire paese, dei disgraziati insomma. Esatto, e non abbiamo una copertura online quanto vi invidio. Vabbè, comunque, quindi noi ci basiamo sul multiplayer, ci troviamo, facciamo il nostro quello casalingo. Halo Party, quello casalingo. Esatto, in System Link, molto bello secondo me. Io sono il creatore ufficiale di mappe. Anche perché non hai nient'altro da fare durante il giorno. E quindi creo mappe. E beh, il multiplayer è bello, soprattutto perché adesso in Halo Reach ora ci sono le abilità dell'armatura, che sono jetpack, che è strausata, usata da tutti. Mentre la più inutile secondo me è l'invisibilità. Cioè, però ti serve essere invisibile se nella radio ti segna più puntini al centro, cioè dove sei esatto, tu. Esatto, perché l'invisibilità genialmente, quando diventa invisibile il nemico percepisce più puntini, che potrebbe essere anche una cosa per distogliere l'attenzione. Il problema è che si nota bene, che uno anche non serve che sia molto esperto di Halo, che la maggior parte dei puntini nel radar, i puntini che segnano sono esattamente dove c'è, sono esattamente al centro, e quindi uno vede benissimo che c'è l'ombra, anche per quanto sia invisibile c'è un minimo di visibilità, diciamo. Esatto, e fa lì ciao e gli fa un bel headshot. Lui era invisibile, accucciato per non farsi vedere, invece muore, come succede spesso. Sì, purtroppo. Esatto. Terzo punto, perché muoio sempre così. Passiamo al terzo punto. La fucina. Allora, direi che qua Patrice non può dare un giudizio. Esatto, perché non è molto esperto. Io invece posso dire che rispetto ad Halo 3 all'inizio mi sono trovato male, ma poi ci sei abituato. Appena ti abitui è bella, nel senso che è molto più precisa e sistematica. Non è manuale come quella di Halo 3 che dovevi sistemare, cioè, gli oggetti. Cioè, persino le variazioni dei gradi, altezza. Esatto. Tipo, tu che sei un oggetto non devi stare lì a fare tic e avere gli spasmi al dito per posizionarlo ad altezza giusta e larghezza, inclinazione giusta. Perché, appunto, puoi fare modifiche coordinate modificando altezza, larghezza e tutto. La fucina è davvero una figata, soprattutto per quelli che la sanno usare. Per esempio, loro. Sì, quello che state vedendo è un Brute, un colosso di Brute creato con parti di struttura messo insieme, ma anche roccia, vedo, non sapevo che si possono spostare le rocce. Esatto, si possono spostare addirittura gli elementi della natura. Quinto ed ultimo punto, il cinema. Beh, il cinema non c'è molto da dire, è l'ultima funzione di Halo, era presente anche già in Halo 3. In realtà qua tu puoi muovere il custode, il guardiano, e utilizzarlo come robottino, come lo chiamiamo noi, che fa, riprende proprio, cioè sei te che muovi la telecamera. In Halo Reach non ci sono grandi evoluzioni del cinema, diciamo. No, niente di più. Ah, difetti di Halo Reach. Secondo me la memoria complessiva delle mappe, delle immagini, dei dati che puoi salvare di Halo Reach è troppo poca. Per tutto quel ben di Dio che puoi creare è troppo limitata. Qualcosa a favore di Halo Reach, Patrice, per concludere? Per me è l'Halo più bello. Perché? Magari come storia no, però la grafica, modalità di gioco, ciò che contiene, varie cose. Ah sì, grande bella cosa davvero, i crediti. L'innovazione più bella di Halo Reach. Finalmente puoi avere tutte le parti dell'armatura senza dover per forza completare obiettivi online, che è un problema perché l'online non ce l'ha. Esatto, ma poi i crediti è comunque uno stimolo. Quella voce di bambino che avete sentito è il fratello di Patrice, che l'abbiamo addestrato. Gabriel, cosa ti piace dello Spartan? Più grande, parla più grande. Traduzione, più grande spara più grande, cioè più grande di lui non spara nessuno.
E con questo nessuno parla. Nessuno spara, ora taci. E con questo concludiamo. Un ciao da Kino. Ciao da Patti. Arrivederci alla prossima. Ciao da Gabriel. E ciao da Gabriel. Arrivederci alla prossima che si sarebbe davanti. Uno. Palo. E non abbiamo parlato. Kino bello. Sera.